è il mitico tracciato belga di Spa-Francorchamps a fare da scenario la quarta tappa stagionale della Porsche Carrera Cup Italia. In concomitanza con la blasonata 24 ore di Spa e lungo i quasi 7 km del tracciato delle Ardenne, i protagonisti della serie tricolore dovranno vedersela con i loro colleghi provenienti dalla Porsche Carrera Cup France e dalla serie scandinava, aggiungendo così pepe ad una lotta in pista da sempre molto accesa. La trasferta oltre confine della serie tricolore rappresenta sicuramente, prima della pausa estiva, l'occasione più ghiotta per il leader del campionato Agostini di allungare sui diretti avversari, anche in virtù del fatto che Com Lodegaard, il suo principale antagonista in classifica, potrà incassare a Spa soltanto i 20 punti previsti per la partecipazione alle prove libere, dovendosi poi trasferire sul circuito dell'Hungaroring per il concomitante impegno nella Mobil 1 Supercup. Ma a cercare di rendere difficile la vita al pilota del team Antonelli Motorsport ci sarà sicuramente il suo compagno di team Gianluca Giraudi, ma anche Enrico Fulgenzi, costretto a scontare al via della gara belga una penalità di 3 posizioni in griglia per l'incidente in gara 2 del Mugello con Lodegaard. Senza dimenticare Stefano Colombo e il sempre più veloce Mattia Drudi, fresco reduce da una prova maiuscola proprio nell'infuocata tappa toscana. Ad infoltire il già nutrito gruppo dei big in pista Spa ci sarà anche la new entry Thomas Biagi, presente in sostituzione di Mercatali in seno al team Dynamic Motorsport. Per il pilota emiliano si tratta di un debutto assoluto nella serie tricolore dopo la non fortunata esperienza 2014 nella Mobil 1 Supercup. Nella Michelin Cup il leader di Amicis dovrà come sempre vedersela con il duo Casserade Giacomi per una sfida 3 dalla quale uscirà sicuramente il nome del campione di categoria 2015. La trasferta di Spa vedrà i protagonisti della Porsche Carrera Cup Italia affrontare in gara una sola manche lunga 45 minuti, in luogo delle consuete 2 da 28 minuti più un giro, con un bonus di 20 e 10 punti per la sola partecipazione all'evento, equamente suddivisi tra i piloti iscritti alla classifica assoluta ed i protagonisti della Michelin Cup.